La voce di Clara si fa dolce. Con le mie figlie c'era l'abitudine di guardarsi senza parlare. Quando si veniva via da una festa, da una cena, ci si incontrava con lo sguardo e ci si capiva a volo. Che noia, oppure che bella serata. Guarda quella quant'è cretina e un sacco di altre cose. Con lui poi ancora di più. In mezzo alla gente, a distanza, ci dicevamo con gli occhi, si va? Stiamo insieme io e te soli. Non c'è voce che sostituisce lo sguardo tra due persone che si amano. Magari da giovani si è un po' scontrosi, ma quando cresci, quando hai consapevolezza di te e ti rassicuri, quando hai perso la timidezza e acquisti l'autostima, allora viene voglia di guardare negli occhi, di approfondire. La parola mi può imbrogliare ora. Gli occhi delle persone che amo mi mancano da morire. I loro occhi sono la nostalgia più grande.